Oggi appunto la presenza del presidente di Confindustria Fermo, da qui l'avvio appunto a un progetto particolare. Cosa ci può dire Pingarelli? Beh, oggi abbiamo avuto l'onore di ospitare il nostro presidente Vincenzo Boccia nelle Marche. Il presidente ha visto i danni del terremoto, ha visto e è stato molto vicino a delle aziende che hanno subito comunque dei danni e delle difficoltà. E oggi noi come piccola industria regionale abbiamo visto un po' coronare quello che è il nostro progetto che si chiama Programma Gestione Emergenze. È un progetto su cui stiamo lavorando da più di un anno con Protezione Civile. Il 7 dicembre abbiamo fatto un protocollo con la Protezione Civile per tre ambiti: la gestione dell'emergenza, la gestione del post-emergenza, la ricostruzione economica e soprattutto la prevenzione, cioè rendere resilienti i nostri impianti produttivi. Oggi appunto le visite anche alle aziende terremotate, si è partita appunto da delle aziende appunto dalla carta, insomma le salumerie eccetera eccetera, quindi visite importanti ma soprattutto mirate a dimostrare che il sistema Confindustria è una comunità che vuole essere vicina alle imprese. Noi stanno a cuore le attività economiche, non ci può essere una ricostruzione senza una ricostruzione che prevesse anche economica, quindi le attività economiche devono essere comunque al centro per la ricostruzione di un ecosistema e la ricostruzione di una comunità. E il presidente Boccia e il presidente Babà di Piccola sono stati in visita a queste aziende proprio per dimostrare loro che noi come Confindustria ci siamo e siamo al loro fianco per metterle nella condizione di ripartire il prima possibile nel miglior modo possibile. Una scommessa appunto che è partita un anno fa, mi dicevi, e soprattutto una scommessa perché appunto affiancando la Protezione Civile in questo progetto è qualcosa di importante che ha anche riconosciuto l'ONU. Questa collaborazione tra pubblico e privato è unica al mondo e l'ONU ha un dipartimento grandi disastri che ritiene questo progetto un caso di eccellenza a livello mondiale. E noi grazie a questo progetto abbiamo gestito più di 1,5 milioni di beni sulle zone terremotate grazie alla generosità di tanti imprenditori. L'abbiamo fatto con delle risposte molto puntuali, molto precise, e questo è stato veramente un grande successo nella gestione dell'emergenza. Ora la vera sfida è pensare al dopo.